appuntamento mensile con Market Star, eccoci pronti anche per questo mese di febbraio, un anno sicuramente che è iniziato in modo movimentato. Come sapete, se ci seguite in questo nostro appuntamento, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione sui mercati e non solo, anche con il punto di vista degli investitori, ovviamente alla luce dei market mover che ci stiamo portando appresso. E ovviamente quello più pregnante in questo momento è sicuramente il coronavirus, che ci ha dato modo di riflettere diversamente sulle previsioni e anche sulle proiezioni future. Ma ne parleremo con Sara Silano, Morningstar Italy. Sara, ben trovata, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. È movimentato questo inizio anno, non so se tu vuoi usare un'altra parola, insomma, mi piacerebbe sapere intanto come vedi i principali indici mondiali, proprio alla luce di quello che è successo. Sì, abbiamo avuto un inizio d'anno movimentato, mi sembra il termine giusto. Ho iniziato con tensioni tra Iran e USA, poi ce le siamo già dimenticate perché è arrivata sui mercati l'effetto del coronavirus. E in effetti, se guardiamo all'andamento degli indici, lo vediamo anche in questo grafico, in valuta base sono tutti negativi dall'inizio dell'anno. L'indice globale ha perso circa lo 0,5%, quello cinese oltre il 5%. L'Europa ha sofferto più degli Stati Uniti, l'Italia anche non è stata da meno, segno meno anche in Italia. Ricordiamo che l'Italia è uscita comunque da un 2019 molto positivo, così come gli altri mercati mondiali, però ha anche battuto di oltre 3 punti circa l'Eurozona. Il listino italiano, lo ricordiamo anche per comprendere anche questi ribassi più pronunciati, tende ad amplificare quello che accade nel resto dell'Europa, anche perché è un listino più concentrato e con una liquidità più bassa. Ultima cosa, il rapporto e lo spread tra BTP e Bund sui mercati obbligazionari. Dopo l'esito delle elezioni in Emilia, abbiamo visto delle regionali, abbiamo visto comunque una riduzione. Comunque questo ci ha ricordato che il mercato tiene d'occhio anche la situazione politica. Effettivamente, Sara, hai fatto benissimo a ricordare anche le tensioni USA-Iran, perché l'anno in realtà è iniziato con quello, l'anno è iniziato con tensioni che ovviamente si sono avvertite a livello mondiale, e poi il coronavirus, insomma, si è impadronito un po' di tutta la situazione. Però l'anno è stato movimentato anche per questo e abbiamo abbandonato un istante tutte invece le questioni legate alla guerra commerciale, no? Che però sicuramente poi ritorneranno. Ma in questo momento dedichiamoci al coronavirus, Sara, perché è difficile fare previsioni su quello che succederà. Cominciano ad esserci delle stime, però è chiaro che ancora l'impatto intanto si verificherà e si vedrà più avanti, no? Dopo questo congelamento dell'economia cinese, perché di fatto sta accadendo questo, però insomma non vogliamo addentrarci in stime ancora troppo approssimative, ma possiamo fare un'altra cosa, possiamo basarci su quanto è successo già in passato, la SARS, no? Inizialmente il coronavirus è stato definito SARS-2. Assolutamente, è il tema un po' all'ordine del giorno anche sui mercati, perché di fatto ci troviamo comunque con una situazione dove abbiamo città con milioni di abitanti che sono in quarantena in Cina, voli cancellati, aeroporti quindi fermi, persone, migliaia di persone che sono infettate, casi di decessi, quindi la situazione non poteva che non avere dei riflessi anche sui mercati. Sì, quello che si è provato a fare, anche i nostri analisti hanno provato a fare, è guardare cos'era accaduto durante la SARS nel 2003, perché siamo di fronte a un'epidemia che ha delle caratteristiche in qualche modo simili, anche se non dobbiamo dimenticare che oggi l'economia, il ruolo della Cina nell'economia mondiale è cresciuto, quindi Certo. questo è da tenere in considerazione. Ma venendo ad essere un po' più concreti per gli investitori e i mercati, possiamo dire che sicuramente il settore del turismo è chiaro che è impattato, il settore delle strutture alberghiere, dei casinò, il settore del lusso ne è impattato, perché comunque non dimentichiamoci il ruolo degli acquisti cinesi sul settore del lusso. Il fatto stesso che i cinesi non possano venire in Occidente ha dei contraccolpi anche ovviamente sugli acquisti e sulle spese qui da noi. Quindi è un altro settore, e poi chiaramente i trasporti aerei, lo abbiamo Eh detto, già. ci sono voli cancellati e ci sono aeroporti che si sono fermati. Quindi tutta questa situazione è sicuramente ad impatto sull'economia e sulle società che operano in questi settori. Ricordiamoci anche che comunque
Oggi molte delle aziende che durante la SARS nel 2003 erano state impattate di più sono più mature, quindi potremmo trovarci anche di fronte a situazioni di imprese che sono più pronte. Ecco, infatti, peraltro giustamente si è parlato del blocco, no, di produzione anche di molte aziende, quindi insomma del fatto che ci siano già delle cose concrete. Poi ovviamente Sara, ma questo lo sappiamo molto bene, non possiamo dimenticare nemmeno proprio la psicosi e la paura, no, rispetto a cose che magari non accadranno, però quando ci sono epidemie come quella del coronavirus dobbiamo mettere in conto anche che si fanno dei gesti che vogliono anticipare eventuali altri danni. Quindi anche il tema, adesso questo l'ho aggiunto io, però il tema della paura, della psicosi è Assolutamente. fondamentale, no? Per pensare al futuro. Per quello che prima parlavo di previsioni, di proiezioni che inevitabilmente sono cambiate, si sono mutate con il coronavirus. Si sono mutate, secondo i nostri analisti dovrebbe esserci un impatto più su 1 o 2 trimestri, non dovrebbe essere esteso, anche nel caso della SARS non era stato esteso, però è tutto da verificare in questo momento. Assolutamente, assolutamente. Allora, abbandoniamo per un istante il tema del coronavirus e prendiamo un altro market mover che è sempre quello delle banche centrali. La settimana scorsa abbiamo avuto protagonista la Fed, si sapeva, insomma, però non ha riservato grandi sorprese ai mercati, quindi dopo i tre tagli del 2019. A questo punto, alla luce anche dell'ultima riunione, dobbiamo aspettarci una pausa dalle politiche, dalle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. La prima riunione di gennaio non ha sorpreso, l'unica novità, diciamo, è stato questo inserimento tra i rischi del coronavirus, ma non si poteva fare probabilmente diversamente. L'Istituto Centrale Americano si aspetta di avere un po' più di inflazione, meno consumi, ma sembra anche essere disposto a tollerarla, quindi questo è un aspetto che un pochettino è stato messo in conto. È vero, ci sono stati, tre tagli nel 2019, questo ha spinto i rendimenti dei titoli di Stato decennali verso il basso, poi il mercato si è stabilizzato e gli yield sono tornati a salire. Per capire e cercare di vedere cosa potrebbe accadere in futuro, possiamo guardare il mercato dei futures. E cosa ci dice questo mercato? Sicuramente non è tanto bravo, le statistiche ce lo dimostrano, a individuare il punto di svolta, ma sicuramente a individuare la tendenza. E la tendenza che individua adesso, si individua adesso sul mercato dei futures è quella di una stabilizzazione appunto dei tassi. Ok, ecco, io mi sono appuntata un'altra cosa. Wall Street, Sara, le società a larga capitalizzazione hanno un peso sempre maggiore, almeno così pare. Però a questo punto le small cap sono destinate a rimanere indietro, cioè ad essere, come dire, inglobate da quelle a larga capitalizzazione. È un tema interessante. Noi dobbiamo considerare che nel 2019 le 10 più grandi società, quelle a maggior capitalizzazione di Wall Street, hanno rappresentato il 30% della performance totale, quindi hanno avuto un peso molto importante. Pensiamo che 10 anni fa era del 2%, quindi è veramente di impatto il ruolo delle large cap. Però bisogna anche tenere in considerazione che le società a piccola capitalizzazione, questo gli studi lo dimostrano anche su orizzonti temporali molto ampi, tendono a recuperare più rapidamente dei periodi dove ci sono delle sottoperformance. Quindi dire buttiamoci tutti sulle large cap perché le small cap in realtà potrebbe essere un errore e quest'ultima potrebbe essere una Ecco, sorpresa. appunto, appunto. È proprio quando magari una parte, no, in generale, quando si parla di economia e di finanza viene snobbata, magari è proprio il momento invece di concentrarsi, proprio perché è lasciata un po' più ai margini. Ottimo, questo è un ottimo consiglio. Altro tema, la Brexit. Beh, allora, per tanto tempo abbiamo detto, ci sarà mai questa Brexit dopo il famoso referendum? Beh sì, con Boris Johnson ha avuto questa accelerazione, si sapeva, però finché poi non è stato confermato a primo ministro britannico, non sapevamo poi effettivamente le sorti della Brexit, quali sarebbero state. Ora ci siamo, il 31 gennaio la Gran Bretagna di fatto è uscita dall'Unione Europea e adesso c'è la fase 2, ma possiamo considerarla un capitolo chiuso? No, No, assolutamente no. lo sapevo. Ho detto, vediamo se iniziamo il 2020 in questo caso dicendo, vabbè, una cosa l'abbiamo archiviata. No, dobbiamo portarcela appresso. Intanto dobbiamo ricordarci che almeno fino a fine 2020 sarà ancora parte del mercato unico. Poi bisognerà vedere quali saranno le relazioni commerciali, che cosa si instaurerà tra Europa e Regno Unito. Johnson ha già detto alcune cose, ha detto non voglio
voglio fare concorrenza sleale, ma non voglio neanche seguire quelle che sono allinearmi alle regole dell'UE. È una fase di transizione, quindi ne continueremo a parlare. Diciamo che la tabella di marcia prevede verso fine febbraio, inizio marzo, una prima riunione dei ministri dell'UE per dare un mandato di negoziazione, e poi man mano si andrà avanti. Probabilmente a giugno ci sarà una prima analisi di questa situazione e anche di quello che sono l'andamento delle trattative. Però oggi come oggi tutte le strade restano aperte. È chiaro che tutti si augurano di evitare una hard Brexit, quindi un'uscita senza accordi e disordinata, però anche questa è ancora un'opzione aperta. Esatto, esatto, anche perché poi la fase, quella più concreta, notoriamente, ma in tutte le trattative, è quella più complicata, no? Perché si deve scendere nel dettaglio, appunto, chi chiede, chi dà, ma insomma quasi mai si è disposti a cedere chissà quanto. Questo e l'abbiamo sempre detto, no? Un po' come il discorso delle trattative commerciali tra America e Cina, no? L'accordo si è trovato, ma quello che arriverà sarà ancora più impegnativo. Allora, parliamo degli investitori in obbligazioni, perché ovviamente abbiamo archiviato un 2019 positivo. Cosa devono aspettarsi, insomma, come guardano il nuovo anno? Sì, è stato un 2019 positivo anche per i mercati obbligazionari, non solo per i mercati azionari, e questo quindi è stata un po' una sorpresa per tutti gli investitori, ma una sorpresa sicuramente gratificante. Sono andate bene l'anno scorso i corporate bond in dollari, sono andati bene i mercati emergenti, insomma tutti quei titoli obbligazionari più rischiosi in qualche modo rispetto a un titolo di Stato. L'Eurozona è rimasta un po' più indietro, ma ha avuto dei rendimenti positivi. Il ruolo centrale ce l'hanno avuto le banche centrali, è inutile che ce lo neghiamo, e c'è chi dice che comunque accadrà la stessa cosa ancora quest'anno, perché dovremo prepararci ancora a un ruolo centrale delle banche centrali, ecco, un po' un gioco di parole. Sì, ci sta appunti, cioè proprio a pennello. Assolutamente. Un altro tema è quello dell'inflazione. Ora, ne abbiamo accennato prima, chiaramente negli Stati Uniti potrebbe vedersi un po' più di inflazione, ma la banca centrale ha detto di essere disposto a tollerarla. Anche sulla BCE bisogna capire che cosa farà, perché qui un po' il tema: verranno rivisti i target di inflazione, che lo sappiamo, dopo la crisi finanziaria del 2008 quel target del 2%, intorno al 2% non ci siamo mai avvicinati. Qual è l'esito di queste possibili revisioni? Però è tutto da vedere, quindi è un po' un'incognita per i mercati. Un'incognita. Allora, ancora un tema che appartiene alla prima parte della nostra trasmissione, Market View, le questioni climatiche. Con te, Sara, ne abbiamo parlato tantissimo, ovviamente anche l'impegno di Morningstar Italy proprio, no? su temi ambientali, anche perché insomma ci viene richiesto in modo continuo, no? Di accelerare su determinate cose. E gennaio ha avuto grande attenzione, anche c'è stato Davos, quindi il tema fondamentale è stato quello. Un commento da parte tua, come ti è sembrata la cosa? Sicuramente è stato archiviato un forum economico mondiale dove si è parlato di ambiente, non è in un modo o nell'altro, se ne è parlato. C'erano Trump e Greta Thunberg, che erano insomma gli ospiti più attesi, quindi chi più di loro, da una parte e dall'altra, no? Sì. Sul tema ambiente e clima. Da un lato un appello molto forte, dall'altro l'invito a non essere profeti di sventura, no? Un po' quello che è stato detto. Però ecco, tra questi due estremi ci sono dei dati di fatto. Secondo il rapporto globale sui rischi del World Economic Forum, che è uscito proprio a gennaio, nei primi 5 posti noi vediamo dei rischi ambientali, quindi questo ci deve far riflettere che un report così importante, di opinioni così importanti a livello globale, ci dica che gli eventi climatici estremi sono quelli che possono avere essere quelli più importanti. Sicuramente, come ho avuto modo anche di sottolineare in un mio editoriale recentemente, non dobbiamo dimenticarci il punto umano. Un po' è uscito anche a Davos questo tema: le sfide del clima sono anche sfide sociali, sono sfide per i lavoratori, sono sfide per le imprese, e se vogliamo arrivare a una soluzione di queste sfide, dobbiamo prendere in considerazione gli aspetti ambientali insieme a quelli sociali.
Allora, perfetto, questo è un tema che come sapete con Market Star affrontiamo spesso con Sara Silano, a volte anche con altri ospiti, quindi è un tema che ci porteremo appresso nel 2020 sperando che possa essere sempre più di rilievo. Allora, seconda parte della nostra trasmissione, l'industria del risparmio, quindi questi sono i market mover e le cose che dobbiamo osservare, tenere presenti. Seconda parte appunto anche per la regia, l'industria del risparmio, a partire da questa domanda, Sara, che credo sia importante. Sono usciti proprio in questi giorni i dati sulla raccolta dei fondi nel 2019. Che anno è stato? Facciamo un bilancio. Che anno è stato per l'industria dei fondi? È stato un anno positivo. Chiaramente con mercati positivi gli investitori hanno investito anche in questa tipologia di strumenti finanziari. Abbiamo registrato una raccolta netta sui fondi a lungo termine, cioè esclusi monetari, di circa 336 miliardi di euro in tutta Europa, e i protagonisti sono stati i fondi obbligazionari. Quindi ecco perché parlare sempre di mercati obbligazionari è importante, perché c'è una preferenza forte anche degli investitori, c'è stata l'anno scorso e poi in particolare in Italia. Le categorie più popolari sono state quelle, diciamo, dove c'è più rendimento nei segmenti obbligazionari, quindi ad esempio i corporate, i flessibili, i mercati emergenti. Ma ecco, l'altro tema che secondo me è importante da analizzare è il fatto che probabilmente gli investitori nel 2019 si sono persi il rally azionario, perché se noi andiamo a vedere i dati di raccolta dei fondi azionari, effettivamente si ferma Fermano un magro 22 miliardi, magro diciamo perché comunque si confronta con 329 miliardi raccolti dai fondi obbligazionari che si sono concentrati nell'ultima parte dell'anno, quindi quando le borse erano già salite Certo, molto. certo. Quindi forse il 2019 sarà anche ricordato per un anno tra virgolette perso per chi non ha scelto i fondi azionari quando in Ecco, realtà si è presentato un anno molto quando positivo. bisognava cogliere, come dire, l'opportunità e l'occasione. Vabbè, insomma, esperienza, l'esperienza insegna. Invece, insomma, parliamo di fondi sostenibili perché sono stati i protagonisti del 2019. Mi piacerebbe conoscere le dimensioni di questo mercato, e capire anche se c'è fiducia, no? Se si guarda questo mercato. Le dimensioni del mercato sono interessanti e sono in crescita. Il 2019 è stato un anno record, secondo le nostre statistiche a livello europeo sono stati raccolti 120 miliardi di euro, quindi insomma ecco noi vediamo qui i dati, è sicuramente stato un trimestre importante, è stato un trimestre importante anche perché il patrimonio è arrivato vicino, si sta avvicinando ai 670 miliardi di euro a livello europeo. E poi è stato importante perché sono aumentati anche l'offerta è aumentata con l'ingresso di 360 nuovi prodotti, quindi più del 2018. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione dove questo segmento che era una volta di nicchia ora sta prendendo sicuramente Esatto, piede. appunto. Con Quindi anche non è del più proprio di nicchia, possiamo definirlo, possiamo meno di dire nicchia. Possiamo assolutamente dire che non è più di nicchia, possiamo dire che l'offerta si è diversificata, gli approcci sono da chi integra i fattori, diciamo, di sostenibilità all'interno del portafoglio a chi prevede delle esclusioni, ma un tema che è forte oggi è quello climatico Ah, e certo. anche del disinvestimento da fonti fossili. Su questa tematica qua probabilmente continueremo a parlarne perché è anche un tema dove a livello normativo si sta lavorando per avere maggiore trasparenza, perché dal dichiarato, l'abbiamo detto tante volte, ok, non disinvesto da fonti fossili, al realizzato, a quello che effettivamente i fondi fanno, c'è ancora un terreno un pochettino che va chiarito, che è ancora un po' poco chiaro. E questo è un aspetto in realtà importante, il trend è in atto, però appunto ora è importante anche poi avere la misurazione dei risultati. Assolutamente sì, io intanto mostro anche un altro grafico, Sara, perché dal 2019 quello che stiamo già vedendo è arrivata la conferma della crescita delle gestioni passive. Eccola qui, si vede anche da questo grafico che adesso faccio commentare a te. I trend in atto in questo segmento quali sono? Gli ETF registrano una crescita in Europa da 15 anni che è ormai ininterrotta, quindi è sicuramente un trend che è consolidato, non possiamo più dire che è il mercato in una fase di start-up. Secondo le nostre statistiche, a fine 2019 gli asset hanno toccato i 923 miliardi di euro, quindi siamo vicini a quel 1000 miliardi che era stato ipotizzato, non siamo poi così lontani. Nel 2020 veramente potrebbe essere l'anno in cui viene raggiunta questa soglia.
L'anno sarà ricordato sicuramente per il boom di investimenti negli indicizzati obbligazionari che erano stati finora un po' indietro. È vero, gli ETF azionari tengono ancora la fetta più grossa di patrimonio, ma è significativo che si sia sviluppata anche questa parte. E poi l'altra cosa da tenere in considerazione anche in questo campo è quello degli ETF sostenibili. Ottimo, allora questo era l'ultimo spunto per l'industria del risparmio. Quello che potremmo dire sarà proprio in conclusione è questo, che in questo momento ovviamente tutto un po' monopolizzato dal coronavirus è anche inevitabile, non possiamo dimenticarci però che ci sono altre questioni che sono quelle che abbiamo riassunto, perché poi sai quando ci sono giustamente anche notizie cioè, insomma, di peso come il coronavirus che riguarda più aspetti, quello sanitario, sociale, economico, ci si dimenticano di tutto il resto che poi invece potrebbe impattare anche improvvisamente i mercati, perché magari la Brexit l'abbiamo accantonata, poi però c'è un qualcosa che accade e ci rendiamo conto che il mercato reagisce a seconda di quello che succede. Quindi insomma avere uno sguardo d'insieme nonostante appunto, sì. Ripeto, in questo momento tutta l'attenzione si è concentrata sul coronavirus. Assolutamente, e poi tenere in considerazione che spesso questi eventi così particolari hanno effetti di breve periodo, quindi magari su scelte e obiettivi di più lungo periodo non hanno impatto. Va bene, Sara, ricorda il vostro contatto per altre analisi se qualcuno volesse approfondire ciò che abbiamo detto in trasmissione. Seguiamo tutte queste tematiche sul sito morningstar.it. Perfetto, grazie Sara Silano, Morningstar Italy. Grazie a voi. E al prossimo mese. Noi ci vediamo tra poco.